Leggendo molti dei vostri commenti, mi sono chiesto quale sia la reputazione di Decathlon tra gli appassionati. Ho preso in considerazione alcuni punti che probabilmente potrebbero aiutarmi nel capire davvero come viene visto il grande brand multisport francese da chi fa sport. Il primo punto su cui mi sono concentrato è il cavallo di battaglia di Decathlon, ovvero questa grande, enorme fornitura di articoli sportivi, tutti a prezzi molto contenuti. Il secondo aspetto che va di pari passo con la politica dei prezzi bassi di Decathlon è la qualità. Normalmente bassi prezzi equivalgono a basse qualità. Con Decathlon il discorso cambia leggermente perché dobbiamo sempre pensare ai numeri importanti che fa Decathlon, a quanto Decathlon riesce a vendere in fondo all'anno. Ed è chiaro quindi che anche un prodotto a basso costo non è detto che sia eccessivamente di scarsa qualità, proprio perché Decathlon con i suoi grandi numeri riesce a calmierare il prezzo di quell'articolo. Ma oltre a questo ci sono poi tutta una serie di aspetti tecnici, come ad esempio il numero di store che Decathlon ha aperto in Italia. Pensate che per ogni stabilimento punto vendita di Decathlon investe su quel territorio circa 20 milioni di euro. Oltre agli investimenti, Decathlon porta anche forza lavoro. Considerate che un punto vendita medio di Decathlon dà lavoro a circa 100-200 persone. Decathlon ha dei programmi di sostenibilità ambientale, ha dei programmi per accogliere tra i suoi dipendenti e tutelare le categorie protette. Ma se tutto questo non bastasse, Decathlon è anche servizio post vendita. Se mi dovessi soffermare nel analizzare la reputazione di Decathlon negli sportivi soltanto su questi punti, direi senza battere ciglio che Decathlon ha una grandissima reputazione. In realtà non è così, perché c'è una sorta di retaggio culturale che è intrinseco a molti sportivi che gli impedisce, in modo quasi antropologico, di entrare dentro uno store Decathlon per fare degli acquisti. Queste persone abbinano il marchio Decathlon e i prodotti Decathlon a prodotti di bassa qualità. Molti poi hanno un vero e proprio odio verso Decathlon, come ad esempio il classico caso di molti ciclisti che non salutano altri ciclisti se sono in sella a biciclette, B-twin, Triban. C'è una sorta di discriminazione. Eppure non sono pochi quelli che la pensano in questo modo, sono molti i detrattori di Decathlon, alcuni addirittura perché hanno avuto delle esperienze negative. Molti riferiscono di aver comprato ad esempio delle biciclette e dopo poco tempo queste biciclette si sono rotte sotto i suoi occhi. Oppure c'è chi parla e lamenta di un servizio post vendita, di un'assistenza veramente scandaloso. Il mondo dei ciclisti è un mondo molto settoriale, un mondo fatto anche di appartenenza a determinati brand, a determinate tradizioni. È chiaro che con l'arrivo in Italia di Decathlon alcune di queste tradizioni sono andate a farsi benedire. Il ciclista va, compra, sceglie, si fa consigliare la propria bicicletta all'interno di negozi specializzati o di veri e propri artigiani che costruiscono biciclette su misura. È una sorta di rito di iniziazione. Con Decathlon questo rito è andato a vanificarsi. Probabilmente la rottura di questo rito, di questa liturgia, ha fatto sì che molti ciclisti vedano nel Decathlon appunto le biciclette del male, tanto per rimanere sul tema delle bici, ma potrei parlare anche di altri sport. Quindi sono molti gli sportivi, in questo caso i ciclisti, che vedono di cattivissimo occhio tutto quello che esce dal Decathlon. Però credo che Decathlon prima o poi dovrà fare conti anche con la sua reputazione in tutte quelle fasce di utenti che generalmente consideriamo come top consumer, cioè coloro che spendono molto per il proprio hobby, per il proprio sport. Se Decathlon vuole veramente rifarsi il vestito, togliersi la polvere di dosso, deve anche cercare di convincere i consumatori grossi, quelli che spendono migliaia di euro all'anno, ad entrare e scegliere i prodotti Decathlon. Questa è l'unica strada affinché, secondo me, la reputazione di Decathlon possa migliorare. Bene ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento e alla prossima. Ciao!